Col mio non è una crocchetta, tutti sappiamo che è un'alimentazione secca, però che cosa si vede? Lo vedono le ragazze dell'assistenza clienti, lo vedo io stesso negli altri gruppi specialmente, c'è molto fraintendimento, cioè si tende ad associare col mio a una crocchetta ed ecco che la bolla esplode perché poi di fatto il costo non è il costo di una crocchetta e tutto ciò che c'è attorno non ha niente a che vedere con ciò che le persone poi sono abituate a ricevere, ad acquistare nei supermercati, nei biscottifici artigianali e via dicendo. Per cui, cara Annalisa, mentre io bevo un bicchiere d'acqua, ti chiedo, puoi dire te qual è la differenza più importante di cuor mio rispetto a quello che è una crocchetta che tutti conosciamo? Allora, quante volte ne abbiamo parlato? Tantissime. Allora, diciamo che fondamentalmente siamo abituati a considerare crocchetta qualunque cosa abbia una forma di crocchetta, no? E ci basiamo quindi semplicemente sulla forma. In realtà la crocchetta in quanto tale è un alimento ricco di, cioè lavoratissimo. Quindi la prima cosa fondamentale è la materia prima. Ok? Quindi qual è la materia prima? Le farine, cioè quando si lavora, viene fatta una crocchetta classica, la crocchetta classica viene fatta partendo dalle farine. Farina non vuol dire di per sé brutto, però sicuramente se una fetta di carne o una carota o una mela prima di entrare a far parte di una crocchetta qualunque diventa farina, anche se fosse solo per essiccatura, una lavorazione c'è stata, no? Ecco, tu non usi le farine. Inoltre, questo è il primo punto, lavorazione, quindi partire dalla materia prima, carne, e passare subito da carne a prodotto finito, semplicemente con una cottura. Invece l'altro punto è cosa c'è in queste farine, nel senso, se tu usi la coscia di pollo, i durelli di pollo, il cuore di pollo, tu sai esattamente cosa hai comprato e in che proporzione li hai messi e cosa hai messo dentro. Queste farine non è che siano tutte fatte con schifezze, ma quelle che in linea di massima, anche per una questione, parliamoci chiaro di prezzi, perché chi produce, chi fa prodotti, comunque deve, cioè, non può andare in perdita, quindi deve fare tantissime crocchette con la minore spesa possibile. Supponiamo che sia la farina migliore, in questa farina migliore noi troviamo i famosi sottoprodotti. Anche lì, sottoprodotto può andare dalla veramente spazzatura a semplicemente frattaglie e carne. Ma quante ce n'è e da dove vengono e se all'origine erano le stesse cose che tu compri? Sinceramente, nessuno lo può sapere, anche perché poi considera un'altra cosa. È stata una cosa, è successa recentemente. Mentre tu compri la carne, la cuoci e diventa gourmet. Okay, ma anche la verdura, qualunque cosa, e queste farine vengono prodotte da alcuni stabilimenti, vengono stoccate, messe in magazzini e poi distribuite. Recentemente c'è stato un sequestro in uno di questi magazzini dove hanno trovato questi prodotti pieni di muffe, pieni di acari, ma l'acaro, diciamo, è purtroppo normale in una farina. Ecco, c'è anche questo passaggio che tu non fai, cioè tu ti compri i tuoi prodotti, li vedi come facciamo noi per farci la Certo, spesa sì, e poi esatto. li metti dentro. Chi compra la farina, perché non possono fare, credo che non esista, almeno in Italia, poi magari qualcuno dice no, guardi, non è vero, non lo sa, che produce la propria farina. Quindi io che sono un produttore di crocchette, compro la farina da chi fa le farine e me la dà. Anche se c'è scritto stia tranquillo, ma come sono conservate queste cose? Non è che a livello industriale noi possiamo sapere che siano esenti da. E un'altra cosa importante che l'ho accennata poco fa sono le muffe e gli acari. Allora, la crocchetta di per sé l'acaro lo capta pure una volta fatta, quindi anche cuor mio se la tenete aperta così, però cuor mio dura poco, cioè ha una scadenza breve, e comunque quantomeno quando tu l'hai preparata, acari non gliel'hai messi perché non hai usato la farina.
Questa è la prima parte, secondo me è la più essenziale, cioè fondamentalmente per me economia è diverso dalla materia prima, che secondo me, sia da nutrizionista che da mamma di cani, è una cosa essenziale. Cioè, io so che se tu c'è scritto carota, è una carota, cioè non è Chiaro, un qualcosa che non si so. vede anche i pezzettini L'altra dietro. cosa, esatto, lo so perché vi comunico che i miei cani e anche i miei gatti hanno assaggiato, cuor mio, e lo adorano. No, infatti, sinceramente, è veramente un ottimo prodotto. Ma l'altra cosa che per me è pure fondamentale è proprio la lavorazione. Quando si parla di crocchette artigianali, crocchette pressate a freddo, allora, naturalmente la pressatura a freddo è sicuramente migliore rispetto a un'estrusione che è un'ulteriore cottura, essiccatura, eccetera, eccetera. Ma è sempre una lavorazione e parte sempre, ripeto, dalle famose Farine. farine. La tua materia prima fondamentalmente è cotta un po' di più perché poi si secca, no? Cioè, dicendo, diventa una crocchetta, però è poco più di quanto noi facciamo a casa. Ok? E soprattutto le Cioè, temperature è sono più il. basse. Esatto, e quindi come posso dire, è il massimo che possiamo pretendere dal prodotto, tra virgolette, commerciale comunque, cioè non fatto a casa da noi, intendo commerciale naturalmente. Secondo me queste sono le cose fondamentali e fondamentalmente diverse da tutto il resto. Dovremmo coniare un nuovo nome, non più crocchetta, cuor mio, ma inventati un nuovo brand. Cioè, facciamole uscire dalla crocchetta. La gente deve dire o prendi la crocchetta, o prendi l'umido, o mangi fresco, o prendi cuor mio, che è la cosa È vero, migliore. hai ragione. Però ecco. Il fatto delle farine, come dicevi, è probabilmente, o meglio, sicuramente a livello europeo, da quelle sulle nostre ricerche. Di fatto tutti utilizzano farine. Non so, non lo voglio dire a livello mondiale perché di fatto probabilmente rischierei di sbagliare, non lo so. Da quello che evidenzio io, effettivamente le persone tendono poi ad associarlo con tutte le problematiche del caso a una crocchetta, ma perché il mercato, prima di quel mio, che cosa conosceva? Crocchetta industriale, quindi estrusa, fatta da farine, dove la lonza di maiale o il pollo che mettiamo noi in realtà sono in quei casi delle pure farine. Immaginiamoci il processo che viene fuori, che deve subire effettivamente la carne, facendo finta che effettivamente mettano la stessa qualità, quindi carne ad uso umano che mettiamo noi. Anche se fosse quella, ma che processo deve subire, quanto viene stressato l'ingrediente per arrivare a farina? Ma infatti secondo me quello è il punto, cioè quando si sceglie di usare, cuor mio, la consapevolezza principale deve essere questa. Sto usando un qualcosa dove non c'è farina e dove il produttore, che sei tu, se mi dice che ha messo la fetta di maiale, era una fetta di maiale che lui ha visto. Non è ho usato, guardi, ho Sì. usato una farina, ma io so che in questa farina non c'è nulla. Cioè, capito? Chiaro. Tu hai sott'occhio. Esattamente quello che hai preso e lo lavori tu, cioè a parte macellare l'animale, ma diciamo diventa un attimo Lo complicato. evito molto Tu volentieri. hai, esatto, tu hai la piena. E appena non mi mandi una maglietta con cuor mio, io mi offendo da qui all'eternità. Ah, ma guarda, piace un Detto sacco, io ciò, non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto, comunque assolutamente sì. tu sei l'unico anche che appunto ha pieni poteri su quello che prepari, hai capito? Cioè non è una cosa da poco, a prescindere che ci metti naturalmente la tua faccia, però dico, tu hai esattamente, tu sai esattamente, se tu prendi l'olio di salmone e glielo metti, l'hai comprato tu, l'hai visto tu, l'hai messo in frigo tu, non c'è un altro che lo fa, che te lo dà e ti dice tutto a posto, l'ho conservato io, fidati di me. Cioè, tutti gli ingredienti li hai presi tu dall'albero, dal macello, dalla qualunque cosa e l'hai lavorati.
Per me più qualità di così, cioè tranne che io vado a farmi la spesa da sola e faccio un casalingo, ma è un altro discorso completamente, più di così Hai ragione. non so. Il problema, giusto per dare seguito, se le persone se lo stanno chiedendo magari perché di fatto tutto ciò che è crocchetta, al di là di quel mio, contiene comunque viene fatto da farine. Non perché queste aziende, che tipicamente sono multinazionali, sono molto grandi, sono perfide e cattive, ma il motivo qual è? È un discorso prettamente economico. Per due motivi. Uno, perché la farina della materia prima sotto forma di farina costa molto meno perché è complice la scarsa qualità, dato che ci va a finire un po' di tutto. L'altro motivo è la resa, perché un impasto fatto con farine dove la carne e farina è molto secco e quindi nel momento in cui lo metti in forno, lo tiri fuori, è pressoché uguale. Viceversa, se utilizzi carne fresca molto umida, quindi che contiene molta acqua, la metti in forno e si riduce molto. L'esempio che faccio è: noi mettiamo 100 kg di impasto molle, otteniamo 23 o 25 kg di cuormio nel momento in cui siamo fortunati. Le aziende tipicamente si assestano sull'80%, se non di più. L'altra metà invece del mercato sono le crocchette artigianali, che tipicamente vengono pubblicizzate, correggimi se sbaglio, Annalisa, ma per ingredienti biologici, quindi bio, con il marchio bio. Qual è il problema? Che il costo di queste crocchette è il segnale d'allarme perché è comunque basso, e se si vanno a vedere gli ingredienti e gli indici analitici, il problema è che i carboidrati sono tantissimi. Perché sono tantissimi, loro utilizzano gli ingredienti, magari come li utilizziamo noi, quindi ingredienti freschi, biologici e tutto, però qual è il problema? Che la proporzione carne con tutto ciò che è tutto il resto e che guarda caso contiene carboidrati, non va bene ed è il motivo per cui si dice. Allora, come dicevo prima, tu stai facendo, cioè, tu stai facendo un grandissimo lavoro, però come chi sa, chi compra i tuoi prodotti, che sono di elevatissimi, è come comprare, non so, i gioielli da, come si chiama, da Tiffany, no? Tipo, è un prodotto di altissima qualità e ha un costo, ok? Allora, tanto è vero che tu hai scelto, a parte perché ce li hai tu, una fascia di cani che hanno un peso ben preciso, no? E se io voglio aprire un'industria e vendere all'ingrosso, cosa che tu non fai, tu non vendi all'ingrosso, Non tu vendi potrei. prodotto di qualità, esatto, e non posso fare come te. Allora, non può fare come te, come dici tu, sia per la resa, perché solo la resa anche, perché voglio dire, se tu potessi Resa, da 2 kg conservazione. di roba ottenere 1,8 kg di roba, già ce la faresti, ma noi ci dimentichiamo che una fetta di carne, come una carota, una mela, qualunque cosa, hanno tanta acqua. E perché si usano le farine? E perché le farine costano poco? Perché non sono fette di carne, uno, perché se tu fai 1 chilo di farina di fetta di carne ti costa milioni di euro, se tu fai 1 chilo di animale intero, se siamo fortunati, in cui solo il 15% deve essere polpa di carne, hai la farina che da 1 chilo di farina ti fai 1 chilo di crocchetta ed è tutto a posto. Ripeto, macinare un animale intero o molte frattaglie non è che sia particolarmente dannoso, però cavolo, comunque io da nutrizionista non darei mai tutti i giorni diciamo, tante frattaglie, tante cose un po' più pesanti a un cane. E, quindi, anche, cioè, devono usare la farina. Il discorso carboidrati, e tu in parte un po' l'hai visto con cuor mio, è che purtroppo la crocchetta, ancora di più se farina, perché deve conglomerare questa mentre il fresco, tutto sommato, ha una sua viscosità, ha una sua densità, una sua pappetta, diciamo, che diventa, no? E quando tu usi farine, se tu prendi a casa, io ho avuto, diciamo,
mi hanno mandato queste farine, ecco perché ne parlo, mi hanno mandato queste farine, io ho provato, perché ero curiosa, a farmi la crocchetta a casa, fatta un po', diciamo, tra virgolette, come fai tu, però con le farine. Vi garantisco che se non mettevo almeno un 20-30% dei fiocchi di patate che mi hanno mandato, era polvere. Cioè, con tutto che avevo mescolato con l'acqua, con gli oli, ho messo ad essiccare nel forno con le formine, piccole formine, piccoline, quadratini. Se non mettevo tanto, tanto, credimi, era ben polvere come prima. Quindi c'è proprio una necessità. In tutto questo, metteteci anche che i fiocchi di patate, come il riso, come i cereali, anche lì costano meno. Ma anche tutti quei sottoprodotti, ad esempio, per alzare le proteine, mettono il glutine. Il glutine è una proteina, che poi sia il glutine, cioè che la proteina poi nella tabella analitica mi deve arrivare al 26%, che poi sia di farina, di frumento, ossia di carne, non gliene frega niente. Glutine non costa niente, la proteina della patata o del pisello non costa niente, quindi giustamente fanno anche tutti questi escamotage che tu non fai, perché così io negli ingredienti leggo magari anche carne, però quanta carne? Scusate, ma io col telefonino non vado d'accordo, quanta carne? Quindi tutte queste cose, diciamo. Diversifica. Allora, io da quello che so io sono tanti anni, sono ormai 10 anni che mi occupo, diciamo, di prima mi sono occupata molto di cibo commerciale. Io una crocchetta così non l'ho mai vista, neanche in campo internazionale, te lo dico sinceramente. Cioè, che io sappia, non esiste. E beh, secondo me non esiste soprattutto perché per un motivo economico, parliamoci chiaro. Nessuno si è buttato su questa. Al massimo si sono buttati sugli umidi di grandissima qualità. Molto carina invece è stata, visto, tu sai che molte persone da quel mio poi si avvicinano naturalmente all'alimentazione casalinga con te, oppure viceversa, persone che hanno iniziato la No, dieta viceversa, non lo dire che mi infastidisce proprio, mi. saltuariamente, però tutte loro, da tutte Scherzando. loro, o meglio, da solo loro è arrivato un parere interessante, ovvero è effettivamente mi rendo conto adesso che so come funziona un'alimentazione fresca casalinga, effettivamente i costi poi che ci sono dietro. Immagina poi di dover pagare il tempo di elaborazione, di preparazione di questo taglio che non si riesce non a farlo a mano perché è così umido che quale macchinario riesce a tagliarlo al momento, sembra Certo. fantascienza. Te pensa, l'unico vantaggio, siamo riusciti a farlo sul taglio di cuor mio, siccome non c'è cultura su questo, perché non ho un'altra persona da copiare in questo campo qua, su come velocizzare questo processo di taglio di cuor mio, che a un certo punto, dopo essere un minimo cotto, viene poi tagliato per poi finire poi l'essiccatura, tutto a basse temperature. Il taglio viene fatto a mano. Come si può fare per velocizzarlo un minimo? Anche perché altrimenti, al di là del costo, è anche proprio un discorso di ma non puoi servire poi più di 8 chihuahua perché è molto lento. Abbiamo coinvolto un pasticcere, quindi un pasticcere esperto che l'ho portato in azienda e ha detto: caro amico mio, tu sei abituato facendo il tuo lavoro a impastare con impasti molli. Cosa si può fare? Per cui ho dovuto dare queste iniezioni da altre cose che non hanno niente a che fare con il pet food per trovare quell'aiuto in più che ci potesse un minimo velocizzare. Ma ad oggi, dopo anni, è Questo ancora guarda una. che è il percorso di chi vuole fare innovazione. Cioè, se tu sei il primo a fare un qualcosa, sei anche il primo che scopre anche tutti i vari passaggi, tutte le varie possibilità. Hai aperto una strada. Il problema è che io penso che sarai sempre l'unico, perché è una strada difficile, quello che si deve capire. È una strada difficile, assolutamente. È una strada che può portare a tantissimo, però finché le persone non entrano appunto nella mentalità che qualità si paga e qual è questa qualità, ma anche col casalingo è così. Allora, col casalingo naturalmente c'è un po' più di varietà di persone perché c'è un po' più di possibilità,
però anche lì spesso mi viene detto, però costa troppo. E allora, a prescindere che se tu prendi un essere vivente, cioè un cane, sai che ci saranno delle spese. Poi naturalmente non è che, ripeto, tutti si possono permettere la spesa maggiore, però deve essere sempre una cosa di qualità. Chiaro, Quindi, chiaro. diciamo, ripeto, il discorso il primo discorso è quello che tutti siamo pronti a mettere i cuoricini, a dire che il cane fa parte della famiglia, però poi sulla carta, ma poi nella realtà ancora la mentalità è quella che è un cane. Cioè, Chiaro. punto. Ma Capito? comunque Siamo sono. noi, io e te, e pochi altri che siamo convinti veramente di dover fare il massimo, perché io penso anche ci sentiamo la responsabilità di un essere vivente comunque in casa, che non ha scelto di venire a casa lui, ce lo siamo scelti noi. Io un po' meno perché li ho trovati nella spazzatura, però li Hai ho scelto di tenerli, no? scelto di tenerli, sì. Soprattutto io avevo scelto di tenere un cane che sarebbe rimasto sui 10 kg, mi sono ritrovato un cane di 30 kg, però me lo tengo. Te pensa che Nancy l'ho sottratta, faceva le lotte con gli altri cani, la usavano per andare a fare le Ah. lotte con i pitbull. Da Poi, combattimento. sì, in realtà ho salvato loro perché lei li spezzava tutti, quindi ho fatto un'opera di bene per i cani grandi. Assolutamente. Però, ripeto, questa è la mentalità che deve cambiare, hai capito? Deve cambiare questo, assolutamente. Noi ci stiamo lavorando, siamo due sognatori, no? Però, È io vero, dico. ma va bene così, noi siamo contenti così, ma infatti le soddisfazioni da dove vengono? Non costruiremo mai grattacieli, ma poi dalle recensioni, da quello che ci dicano le persone, che ora, soprattutto su col mio, sono veramente tante, visto ogni tanto te le faccio vedere alcune giustamente per prenderti quella che è la sua dovuta soddisfazione, ma io diciamo Guarda, il mi problema concentro non su è quelle. fare soldi. Il problema non è fare soldi nella vita. I soldi servono, eh? Non sono una di quelle che dice si vive di passioni. Ma no, quattro soldi in più, diciamo, fanno comodo. Però alla fine andare a dormire sereni, essere cioè, secondo me il fatto di fare qualcosa di nuovo, utile, come dici tu, ti ripaga di tutto. Cioè, nel senso, nei momenti più brutti che ci sono per tutti e ci saranno, e la consapevolezza anche di un solo grazie, o comunque di un cane che sta meglio, di un gatto che, nel mio caso, anche di un gatto che sta meglio, un gatto che si è salvato, un cane che era malato e non lo è più, e secondo me vale più di tantissimi milioni. Io non ho accettato di alcuni compromessi per questo. Magari adesso Chiaro. sarei molto più, tra virgolette, ricca, in termini di moneta. E io ho cercato, sempre che appunto le tasse non mi mangino, ho E quello cercato non di lo tenere dei saprai mai prezzi fino alla fine. decenti. Ogni anno cambia, per cui aspetto serenamente la prossima botta. Però ho detto, cioè, anche che cambia il governo, cambia tutto, quindi vediamo l'anno prossimo che cosa ci toccherà a tutti quanti. Però non ho aumentato i prezzi, no, ho evitato alcune scelte proprio Chiaro. lavorative, perché comunque, per due motivi: uno, perché lo faccio per passione come lo fai tu, e due, perché comunque, ripeto, si tratta di animali. E se io comincio a chiedere di più, magari guadagno di più sul singolo, ma tanti li perdo. Poi magari dopo Chiaro. aver iniziato il percorso, così come cuor mio, capiscono, ok, la differenza, il cane che sta molto meglio, meno spese veterinarie, cioè sia cuor mio che una casalinga sono due cose che ti portano il cane a stare, anche solo la felicità di vedere il cane che sta meglio, ok? Ma tu devi, ma prima di questo, come tu hai visto, ci sono i soldi, cioè non c'è niente da. Un po' perché è una necessità. Dico adesso, io non è che critico chi non ha i soldi, perché anch'io sono stata senza soldi, no. Però anche quando effettivamente non dovrebbe essere un problema di soldi, Chiaro. c'è la mentalità del fatto che appunto non ce li spendo questi soldi per il cane.
Assolutamente, sono d'accordo. Anche se è un trend che si sta invertendo, per cui soprattutto all'estero, quindi sono fiducioso arrivi anche qua, insomma, ma sono fiducioso più che Sì, per... all'estero ormai, allora guarda, all'estero ormai questo tipo di ragionamento è vecchio. Io ti dico, te l'avevo anche detto, io ho saputo che, non so, parlando per caso con una persona che sta in Scozia, gli fa, ah, nutrizionista? Ma qua il nutrizionista ce l'ha ogni veterinario, ma cioè da secoli, non è adesso, per dirti. Quindi è proprio, ma se tu ci pensi, le correnti che hanno portato alla BARF sono nate negli anni, a fine 70, anni 80. 80 vuol Sì, dire beh sì. già 30 anni, ieri. Assolutamente. E noi ancora stiamo a combattere se la carne fa male ai reni oppure no. 40. Sì, è vero, vero, ancora siamo lì, siamo sulle proteine, Hai cioè capito? siamo ancora fermi là, Sì, concordo. 40 anni addirittura, 40. sì. 40 anni, 40. assolutamente. Comunque, Quindi se... 40 anni, noi abbiamo iniziato una decina d'anni fa, quindi siamo indietrissimo, siamo proprio Però ce la faremo. lontani. Siamo un po' i cavalieri che fecero l'impresa, però ci piace anche un po' che sia così. Ma sì, che ce la facciamo, perché io ho iniziato pure in sordina 10 anni fa. Non pensavo diventasse la mia professione di vita e mo c'ho 30.000 persone in un gruppo. Vedi tu, 10 anni hai, vediamo fra 10 anni dove arrivi. Vero, vero. Comunque, sai cosa analizza? Facciamo il video nel laboratorio di cuor mio come viene prodotto. Se vieni sarebbe un qualcosa di meraviglioso. Sì. Mi piacerebbe anche solo per poi incorniciare quel momento insieme e così poi facciamo vedere a tutte effettivamente la semplicità di questa cosa qua. Alla fine capiranno anche se la possono fare a casa, sì, se hanno comunque 30 ore di tempo, se hanno la voglia di mettere il forno così a basse temperature per tanto tempo, ma va bene così, no, è inutile nascondersi Guarda, dietro il io ho fatto dito. quella prova con le farine un pomeriggio, Sì. già alla seconda, dopo le prime crocchette che avevo fatto, già con i capelli dritti, ho detto, ma non esiste, cioè mettermi qua quadratino per quadratino, cioè, Beh, ma io quindi col mio, tanto ti mi ricordi, cappello. la facevo per la mia Nancy a casa mia, però c'è anche da dire che io non sono proprio una persona del tutto normale. Per cui, ma tra l'altro, Vabbè, ma dimmi, dimmi. io, te e Silvia ci siamo proprio trovati, diciamo, quindi alla È fine. vero, è vero, chissà per Metto giù quale. dentro anche Silvia, che pure lei non è normalissima come noi, quindi giustamente. Chiaro, chiaro. Guarda, devi togliermi una curiosità, spero non sia una domanda scomoda, però l'ultima poi ti lascio andare anche dalla tua famiglia e dai tuoi cani, giustamente. Anni fa abbiamo iniziato il nostro percorso insieme, come dicevo, sbalordito dal fatto che mi hai dato attenzione. Perché hai deciso di darmi attenzione e dato avevi un sacco comunque di roba da fare e proprio non, io non ci vedevo motivo perché tu mi filassi. Il motivo è uno solo, ma è una cosa che non nasce da te. Io ho lavorato 20 anni all'università e sappi che in questi 20 anni di università io sono orgogliosa del fatto che almeno 3-4 persone sono riuscita a mandarle all'estero e hanno avuto successo in un campo completamente diverso. Perché ti dico questo? Io amo le persone che hanno un sogno. Perché è la cosa che ho fatto io. Io nella mia vita ho inseguito prima il sogno di essere una ricercatrice con sacrifici, viaggiando, eccetera, eccetera, e poi questo sogno. Per me una persona che ha un sogno va aiutata. Poi naturalmente se tu mi avessi detto io ho il sogno di preparare l'ennesima crocchetta estrusa, ti avrei detto ciao, bello, questo è un cavolo. Però ho visto la persona che andava oltre i soldi, appunto, ma voleva creare un qualcosa di completamente diverso, nuovo e salutare. Quindi per me aiutarti, e tu sai anche, vabbè, altre cose dietro che ho fatto nell'aiutarti, quando non volevo, diciamo, essere ricambiata, mettiamola così, perché appunto io vedevo, cioè io lo faccio perché mi piace, sono anche molto più grande di te, e quindi se posso aiutare una persona giovane a, tra virgolette, cambiare il mondo,
A me proprio piace, cioè, non, lo faccio per mio piacere, non è che lo faccio per te, lo faccio per me. Cioè, il potere dire, ma Luca di cuor mio lo conosci? L'ho aiutato io, capito? È questo, per questo l'ho Ho fatto, niente di più. capito. Cioè, a me proprio piace, specialmente, ripeto, persone più giovani, perché io penso che nella vita, anche per me, che non è stato, avessi avuto qualcuno che mi allungava la mano e mi diceva, provaci, sarebbe stato molto meglio. Io non ho avuto i miei genitori, mi sono buttata in questa cosa. Sì, i miei fratelli carinissimi, però ti ripeto, non è la stessa cosa che avere una persona che da fuori ti dice Certo. vai. E mi avrebbe dato. Io ho fatto tutto al buio, diciamo, ci ho provato in tutto da sola. Avere una persona che ti dà una pacca sulla spalla ed effettivamente ti può aiutare anche nel pratico, secondo me è bellissimo. Quindi, se lo posso fare io, è un valore aggiunto per me, Oh, capito? assolutamente, anzi, ti ringrazio infinitamente di cuore, lo sai, te ne sono grato, ripeto, senza di te quel mio non sarebbe esistito. Grazie anche perché alcune Ma persone, sì. no, è vero, ma io mi ricordo ancora molto bene in maniera viva la difficoltà che avevo, poi anche per i fornitori, ma penso anche solo per il packaging, per le spedizioni, mi ridevano in faccia, nel momento in cui dicevo io vado a fare questa alimentazione sana per il Chihuahua, veramente dicevo, guarda, ma mi ricordo la difficoltà per il packaging. Poi soprattutto per le spedizioni non c'era verso di avere un contratto. Io, cioè, alla fine pagavo, non era quello il problema, proprio deriso. Poi bella anche la soddisfazione di dopo, in realtà, quando poi oramai quella pallina di neve è diventata una valanga, una palla gigante che sta rotolando sempre più difficilmente poi la si va a fermare, è anche bello vedere la soddisfazione di poi come cambiano certe dinamiche. Però è vero, hai ragione, per cui sono stato, questa cosa che mi hai detto non la sapevo, sono stato veramente, veramente fortunato. Io, ma come anche tutte le altre persone. Io sono stato fortunato per la mia Nancy, molte persone che sono qui in diretta in realtà sono stati fortunati per i loro scivi.